Io lì ci ha diffuso. Ehi, questo? Alice? Vai a vedere? E metti giù, c'è la polizia qui sotto da noi. Scappiamo di sotto, scappiamo lì. Piano ragazzi, non aspettate, non aprite fin quando non arriva. Pronto Alice? Un appello da Radio Alice alla polizia alla porte. Tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa per favore si precipitino qui in via Pratello. Non so se sentite i colpi per radio. Ammazza i colpi. Sì, c'è la polizia qui fuori che tenta di sfondare. C'hanno le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire. Gli ho detto fino a che non calano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. E poi, siccome che non calano le pistole, gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato. Puoi venire per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza. C'hanno le pistole, i colpetti antiproiettili e tutte ste palle qua. Ciao. Dilli Mauro, stai basso. Stanno arrivando gli avvocati, il momento che stanno arrivando gli avvocati. Io voglio che sì, ascolta, c'è una polizia che la porta, lascia giù per favore il telefono. Prego i compagni di Radio Città, se stanno ritrasmettendo come mi pare il nostro programma, se per favore ci danno un avviso via radio, li sto ascoltando. Pronto? Comunque compagni, la situazione è stabile. No, signora, stiamo solo aspettando gli avvocati. La polizia è... Chi aspetta di entrare, sempre con i colpetti antiproiettili, sempre con le pistole puntate, hanno detto che sfonderanno la porta e cose di questo genere. Preghiamo tutti i compagni, comunque che conoscono avvocati, di telefonarli e di dirgli che noi siamo appunto assediati qui dalla polizia in questa maniera. Non so se avete visto il film, porca vacca come cazzo si chiamava, caso Caterina Blum, stessi identici elmetti, gli stessi denti che giubbotti antiproiettile, le berrette puntate e cose di questo genere. È veramente assurdo, veramente incredibile, veramente da film. Giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori penserei di essere al cinema. Niente, siamo in quattro qui che facevamo i lavori di controinformazione e dobbiamo e siamo qui che aspettiamo la polizia per vedere che cazzo fa. Per il momento sembrano tranquilli, non fanno tanto casino, si sono calmati, hanno smesso di picchiare contro la porta, si vede che la ritengono molto robusta. Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica, porco Dio. Alice? Il telefono qui a getto continuo, veramente a getto continuo. Ecco qui Beethoven, se vi va bene e bene, se no segue. Un po' di musica in sottofondo. Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare di aprire. Stai attento, stai giù! E gli unici commenti sono porco Dio aprite e cose di questo genere. Alice? Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate. Ecco, sto strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Che questo è un posto rimandato. Ok. Dunque, buonasera, quindi abbiamo appena ascoltato due contributi audio sì, molto toccanti. Il primo è la registrazione originale dello sgombero di Radio Alice, il secondo di Radio Gap. E sono due contributi audio che appartengono a due anni diversi, due epoche diverse, quindi il 77 e il 2001, quindi il G8 di Genova. E Radio Alice e Radio Gap hanno fatto controinformazione e quindi la controinformazione è una delle forme, potremmo definirla una delle forme di resistenza, di nuove resistenze. Ecco, c'è un filo che lega Radio Alice a Radio Gap, che quindi lega anche il 77, le proteste giovanili del 77 ai nuovi movimenti, quindi a Genova e al 2001. E Romano Giuffrida, scrittore, giornalista e via dicendo, adesso ci racconta, ci spiega questo percorso, questo filo che lega il 77 al 2001 e quindi anche l'esperienza di Radio Alice, quella di Radio Gap, dei movimenti del 77 alle esperienze dei nuovi movimenti. Buonasera.
Allora sì, ad ascoltare appunto queste due registrazioni sembra che effettivamente non sia cambiato granché, anzi se è cambiato qualcosa è cambiato certamente in peggio. Ci sono però chiaramente delle grosse differenze tra gli anni 70 e il 2001 e gli anni che stiamo vivendo. Quali sono queste differenze? Beh, innanzitutto parto da un dato biografico, da una valutazione assolutamente soggettiva che mi porta comunque a dire che belli che erano gli anni 70. Erano belli gli anni 70 perché? Ma perché prima di tutto c'era un clima, c'era una società, una parte di società che per mille strade diverse era riuscita a unirsi. C'era il movimento che era un movimento fatto prima di tutto un movimento studentesco, ma non solo, c'era un movimento operaio molto forte. C'era il movimento della lotta per le case, e non era una cosa da poco, era una lotta dura che coinvolgeva migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. C'erano poi coloro i quali, forti appunto delle idee del movimento, lavoravano nei vari spazi, nell'ambito della medicina del lavoro, per esempio. L'ambito della medicina del lavoro negli anni 70 ha conosciuto uno sviluppo notevolissimo, perché? Perché chiaramente si collegava alle lotte operaie non solo per il salario, ma appunto per la salute in fabbrica. La logica, il comprendere lo sfruttamento non passava solo attraverso il fatto di vedersi retribuiti in una certa maniera, ma di sapere di essere retribuiti in una certa maniera e per di più lasciare un pezzo della propria vita quotidianamente alla fabbrica e al padrone. Insieme a questo movimento appunto per la medicina del lavoro ci fu che si coinvolse poi con medicina democratica, ci fu psichiatria democratica, ovvero sia la riflessione sul fatto che questo sistema non produceva solo sfruttamento, ma produceva emarginazione che passava, guarda caso, anche attraverso gli ospedali psichiatrici, dove veniva eliminato o comunque così recluso il diverso, e quindi veniva reclusa la diversità. Poi c'era un lavoro appunto sull'informazione, migliaia e migliaia di giornalisti in quegli anni scoprirono finalmente il loro ruolo importante nel sistema politico ed economico. Capirono quanto la loro funzione fosse in fondo quella di essere i portavoce, a seconda anche delle varie tendenze, ma comunque sempre i portavoce di un sistema. E scoprendo questa cosa dissero basta, e non lo dissero solo appunto attraverso le radio private, che tra l'altro poi nascono alla metà degli anni 70, ma lo dissero, cominciarono a dirlo già verso la fine degli anni 60, e lo dissero anche alla RAI. Dove si formarono comitati di redazione, dove si formarono unioni tra tecnici, operai e giornalisti in un movimento collettivo che si muoveva per un'informazione più democratica. La stessa cosa poi avvenne nel cinema, avvenne nell'ambito della musica. Non parliamo poi degli anni 70, l'importanza che ebbe per esempio la crescita e lo sviluppo del movimento femminista, che fu fondamentale, non solo fondamentale per la forza che portò nel movimento, ma fu fondamentale perché diede poi, da un certo momento in avanti, una svolta anche al movimento stesso, cioè la riflessione appunto uscì semplicemente dai classici canoni, marxisti del conflitto di classe, ma improvvisamente mise in luce quelli che erano tutti gli aspetti che questo sistema erano stati assorbiti anche da tutti quelli che facevano parte del movimento. Ovviamente, essendo cresciuti in una determinata cultura, sto parlando del popolo dei maschietti, chiaramente, del movimento, essendo cresciuti in una determinata cultura, con determinate scuole, con determinate informazioni, chiaramente si ritrovarono improvvisamente a fare i conti
con quanto di fascista, tra virgolette, portavano nel loro modo di essere nei confronti dell'altra parte del cielo, dell'altra metà del cielo. Uno slogan appunto era quello che diceva appunto compagni in piazza e fascisti in casa. Quindi una riflessione di questo tipo portò elementi molto molto importanti negli anni 70. Ci fu, e questo poi è un elemento di cui parleremo anche più avanti, ci fu un forte movimento antifascista, un movimento antifascista che si diceva appunto antifascismo militante. Perché? Perché si ricollegava in primo luogo alla tradizione resistenziale, cioè l'antifascismo non era una semplice dichiarazione di intenti, una semplice dichiarazione di io sto da un'altra parte, tu sei di destra, sei fascista, stai da un'altra. No, il fascismo era stato battuto nel 1945, la Costituzione, per quello che era, diceva che il fascismo in Italia non doveva più avere spazi e l'antifascismo fu militante in quel senso. E non a caso, appunto, fu una componente molto importante del movimento degli anni 70. Ne riparleremo dopo. Un altro elemento molto, molto importante, anche se questo, visto con gli occhi di oggi, aveva più un afflato romantico che qualcosa di effettivamente concreto, era il terzo mondismo. Ovvero sia l'uscire dal proprio orticello, dai problemi di casa nostra, per guardare quello che stava succedendo nel mondo, nei paesi dei cosiddetti terzo e quarto mondo, avendo poi tutta una serie di mitologici punti di riferimento, a seconda, perché poi il movimento chiaramente adesso ne stiamo parlando come se fosse una cosa unica, in realtà ci vorrebbero giorni e giorni di seminari per affrontare che cosa significasse il movimento all'epoca. Erano tanti gruppi, tante letture di uno stesso sguardo sul mondo, per cui che allora c'era chi aveva il mito di Cuba, chi aveva il mito della Cina, chi aveva il mito appunto delle rivoluzioni dei paesi africani e via discorrendo. Ho detto, erano bellissimi quegli anni, perché tutto questo comunque creava un livello di, come si può dire, di partecipazione comune per un obiettivo comune. Bellissimi, ma nello stesso tempo in quegli anni si moriva molto facilmente se si stava da quella parte. Si poteva morire per mano dei fascisti. E sono stati tanti i ragazzi più o meno, cioè le persone più o meno giovani che sono morte sotto il fuoco, sotto le sprange o sotto le coltellate dei fascisti. Si poteva morire per le stragi, le famose stragi di Stato che guarda caso coinvolgevano Stato e ancora nuclei fascisti. Si poteva morire per mano di polizia e carabinieri, e sono tanti anche lì i ragazzi morti per le strade, colpiti, ragazzi, e parlo di studenti, ma parlo anche di operai, sia chiaro, morti nelle strade per mano di polizia e fascisti. Quindi, comunque, erano anni belli, ma erano anni certamente difficili. Facciamo un salto agli anni 2000. Di tutto questo che cosa rimane? Rimane che per mano dei fascisti si muore ancora. Qualche anno fa a Milano un ragazzo di un centro sociale, Dax, è morto accoltellato per mano di fascisti. I fascisti tutt'oggi, credo di 3, 4, 5 giorni fa, un assalto, cioè un'aggressione a Verona nei confronti di ragazzi di centri sociali per mano di un gruppo, di una squadraccia di fascisti. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, assalti a centri sociali a opera di gruppi neofascisti e neonazisti ce ne sono stati diversi, a Milano, a Bergamo, a Brescia, a Varese e so anche a Roma, ad esempio. Si muore ancora per stragi. Oggi forse le stragi non hanno più l'etichetta fascista, ma si muore per stragi che, guarda caso, hanno sempre comunque un qualche cosa a che fare con i servizi cosiddetti segreti, che poi tanto segreti non sono. Si muore per mano di polizie e carabinieri. Carlo Giuliani, di cui ricorre in questi giorni il quinto anniversario, è morto per una pistolettata di un carabiniere.
si va in galera, ecco un aspetto che mi dimenticavo degli anni 70, si andava molto facilmente in galera in quegli anni e in galera ci si va ancora ad oggi. E quindi diciamo che da questo punto di vista abbiamo tante belle similitudini con quegli anni. C'è un movimento anche molto forte, c'è un movimento, anzi se vogliamo, sotto certi aspetti anche più conseguente, sotto certi aspetti, ad esempio quelle che erano le dichiarazioni anticapitaliste che potevano esserci nel corso degli anni 70, oggi sono diventate, se vogliamo, più conseguenti, ovvero sia non è più solo la dichiarazione di un anticapitalismo, ma c'è tutta una serie di comportamenti più o meno grandi, più o meno incisivi, ma che danno comunque il segno di un qualche cosa, cioè i boicottaggi verso un certo tipo di aziende, i boicottaggi verso un certo tipo di consumi, cose che all'epoca, ecco, forse non c'erano o non erano così evidenti, non erano così dichiarate. C'è un terzo mondismo, anche oggi, molto forte, se vogliamo anche molto più concreto nell'impegno. Senza andare a citare il Chiapas, io parlo di terzo mondismo anche per quelli che sono gli sguardi e le azioni nei confronti del mondo dell'immigrazione. Cioè non è più soltanto l'aiuto, diciamo, ecumenico nei confronti dell'immigrato povero, disperato, eccetera, ma c'è anche una lettura del perché esista un mondo dell'immigrazione oggi così evidente. E c'è una lotta contro i CPT, contro i centri di permanenza temporanea, ed è una lotta molto importante. C'è un ecologismo le cui tesi iniziali cominciarono già a svilupparsi in maniera molto forte negli anni 70, ma oggi c'è un ecologismo molto più interiorizzato da parte delle persone, cioè non si tratta più solo di piangere attorno alla devastazione del pianeta, ma ci sono movimenti, ci sono persone che si muovono nei confronti appunto della tematica ecologica con un'azione diretta, un'azione concreta, cosa ecco che questa negli anni 70 al limite faceva un pochino più fatica ad essere materializzata in questo modo. C'è un antiliberismo che è generalizzato, anzi se vogliamo questo è uno dei punti che potrebbero essere salienti dei nostri tempi. All'epoca, negli anni 70, sulla base ciascuno delle proprie teorie che aveva sposato, immaginava, sperava che ci potesse essere un movimento globale che unisse operai, che unisse contadini, che unisse produttori, che unisse i cosiddetti dannati della terra, cosa che all'epoca era appunto un sogno, si sperava, si immaginava questo terzo mondismo, appunto Cuba, eccetera, però nella realtà dei fatti questo non avveniva. Oggi in realtà noi ci troveremmo, uso il condizionale non a caso, ci troveremmo in una condizione tale per cui se ci fosse un certo tipo di maturità, se ci fossero delle linee politiche precise, se ci fosse una volontà politica da parte della cosiddetta sinistra, noi oggi potremmo, per dire, se la Fiat entra in sciopero a Torino, noi potremmo avere uno sciopero Fiat generalizzato in diverse parti del mondo, cosa che una volta questo non poteva accadere. Quindi diciamo che il quadro, per quello che riguarda la situazione del movimento, potrebbe essere buona, positiva. Quindi tutto bene, però c'è un ma. E questo ma non è da poco. Facciamo di nuovo un salto indietro. Finiscono gli anni 70, iniziano i tragici anni 80. Il movimento, quel movimento nato negli anni 70, va via via dissolvendosi per varie ragioni. In primo luogo la repressione, una repressione di Stato che si fa durissima. Sono costretto a leggervi perché non me le ricordo a memoria, alcune cifre di quegli anni. Verso la fine degli anni 70 noi abbiamo 100.000 indagati, 40.000 inquisiti, 8.000 incarcerati, 5.000 condannati. Queste sono le cifre della repressione in Italia. 1 milione di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, e di questo 1 milione di lavoratori i 3/4 erano le cosiddette avanguardie di lotta delle varie fabbriche. Non basta, alla fine, tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni e l'inizio degli anni 80, il sistema cosa fa? Attraverso i servizi, attraverso le mafie, comincia a diffondere l'eroina.
e l'eroina, guarda caso, si diffonde non a caso proprio negli ambienti diciamo più marginali, più marginali, ma sempre dell'area del movimento, tant'è che noi passiamo dal 1976 al 1972 da 20.000 a 250.000 tossicodipendenti da eroina, per non parlare delle centinaia di morti per eroina che strada facendo nel corso degli anni si ritroveranno nelle strade, nei cessi dei bar, nelle stazioni. Il movimento quindi pian piano si dissolve. Per rinascere sotto forma, diciamo certamente ridotta di almeno tre quarti, per rinascere all'inizio degli anni Ottanta, pacifista, arcobaleno e basta. Così sì, cioè pacifista, arcobaleno e basta, mi sono sbagliato, no? Con tutta la serie di tesi anticapitaliste, ecologiste, eccetera, però diciamo che cominciano a diventare teorie del movimento, ma comincia a mancare un'azione concreta, soprattutto un'azione concreta di massa dietro queste tesi. Ci sono dei gruppi che si muovono, ma il discorso non è certamente più di massa. C'è uno sviluppo a questo punto direi tra virgolette sconsiderato della lotta armata, di cui non abbiamo citato negli anni 70 perché meriterebbe un discorso a parte, però la cito negli anni 80 perché a differenza di quello che avviene negli anni 70, dove la lotta armata, senza adesso entrare nel merito, senza dare giudizi, cioè perché sarebbe veramente il tema di un'altra serata, però chi aveva scelto la lotta armata negli anni 70 l'aveva scelta perché? Perché si considerava, forte di quelle teorie marxiste e leniniste, l'avanguardia di un movimento, un'avanguardia di classe, e siccome per essere conseguenti a quella teoria, che erano teorie che poi, ripeto, uno va a leggere Marx, va a leggere Lenin, va a leggere Mao, ci trovi, e lo ritrovavamo infatti nei famosi slogan fascisti borghesi ancora pochi mesi, oppure la rivoluzione nasce dalla canna del fucile, cose di questo genere che erano stati urlati negli anni precedenti. Questi, quelli che fanno la scelta armata negli anni 70, diciamo, sono quelli che si autonominano in qualche maniera avanguardia. La lotta armata, chi sceglie la lotta armata dalla campagna di primavera, cioè da Moro in avanti, è una scelta quasi di disperazione, perché si vedono alle spalle un movimento che si sta dissolvendo, praticamente si voltano e c'è poco più che qualcuno. E diciamo prendono questa strada, ma adesso così come l'ho aperta la chiudiamo, perché ripeto, il discorso sulla lotta armata meriterebbe tutt'altro discorso. Andiamo a vedere invece che cosa succede nel mondo. Il neoliberismo reganiano e thatcheriano che avanza, che è una devastazione soprattutto per il mondo del lavoro, incominciano a chiudere fabbriche, ma proprio di brutto, cioè la disoccupazione aumenta in maniera sconsiderevole, la riduzione dei diritti, perché è chiaro, se tu fai un'azione tipo quella di chiudere una fabbrica, non puoi lasciare gli stessi diritti che avevi prima di ribellarti a quella chiusura, a quella lotta, quindi riduci i diritti. Il taglio alla spesa pubblica, quindi tutte le conquiste varie che il movimento, nel senso più generale del termine, movimento sociale, movimento operaio, movimento studentesco, era andato via via conquistando, comincia a essere ridotto perché non va più bene, non funziona più. La scuola, per esempio, per citarne una, che fu negli anni 70 appunto un coacervo di tantissime cose, in positivo, in negativo, adesso io non sto entrando appunto, spero che capiate, non sto entrando tanto nel merito delle cose che meriterebbero ciascuna delle trattazioni a sé stanti, però la scuola era diventata qualche cosa d'altro rispetto a quella che era la scuola degli anni 70, una scuola di massa, una scuola certamente più aperta a tutta una serie di tematiche, eccetera. Si taglia la spesa pubblica, si tagliano le spese per le scuole, si taglia le spese ospedaliere, al mondo ospedaliero, altro punto nevralgico delle lotte degli anni 70, inizio delle privatizzazioni, prosegue in maniera sempre più accentuata la frantumazione della fabbrica, la delocalizzazione, il termine delocalizzazione diventa un termine di uso quotidiano, che significa molto semplicemente chiudo qui per aprire nel terzo, nel quarto mondo, dove so che con una pagnotta avrò risultato che fatto qui in Occidente, fatto in Italia, avrebbe avuto dei costi per me padrone elevatissimi.
Le guerre ormai diventano all'ordine del giorno, nessuno se ne stupisce più. I fascisti nel frattempo vengono sdoganati, grazie a Pannella e a Craxi, già alla fine degli anni 70, ci si comincia a domandare ma perché, in fondo sono passati tanti anni, perché considerare ancora quelli del Movimento Sociale Italiano eredi del fascismo? Sono a tutto titolo parte integrante del famoso schieramento democratico nazionale. E così arriviamo agli anni 90. Anni 90, prima guerra del Golfo. Fortissima reazione del movimento pacifista e soprattutto anti-Bush, Bush padre. Il terzo mondismo si sviluppa in maniera esponenziale, soprattutto la solidarietà con il mondo dell'immigrazione che viene ormai capito, concepito appunto come frutto di tutti i danni, di tutti i guasti che il nostro sistema ha fatto precedentemente. L'ecologismo si sviluppa, nasce il movimento No Global con Seattle. Il movimento si fa più radicale, infatti a Seattle cominciano i primi scontri di piazza, che seguiranno poi con Göteborg e la prima vittima, diciamo, di questo movimento. Però il movimento nel suo insieme cosa dice? Sì, però quelle sono frange estremiste, il movimento in realtà è pacifista, ecologista, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa sorta di distinguo e incomincia questo dibattito su violenza sì, violenza no. Nel frattempo cosa succede? La globalizzazione avanza in maniera incredibile, la delocalizzazione ormai diventa un dato di fatto, la disoccupazione è un elemento indiscutibile di tutte le società occidentali, perché in questo caso non stiamo più parlando solo dell'Italia, parliamo di tutto il mondo occidentale. I fascisti ormai totalmente metabolizzati ce li ritroviamo al governo, il primo governo nel 94 e poi a venire. E soprattutto che cosa avviene? Il grande passaggio, la grande scoperta che segue appunto l'intuizione di Pannella e Craxi negli anni 70. Ma in fondo siamo stati tutti uguali. Certo, c'erano i morti della Resistenza, ma c'erano i ragazzi di Salò. E l'uso del termine ragazzi non è casuale. I ragazzi di Salò contro i partigiani. Erano tempi di guerra, quindi, ahimè, si facevano delle scelte. Ma adesso, per l'amor di Dio, sono passati decenni. Riappacifichiamoci tutti. E questo, ahimè, ai noi, è una tesi che è stata sostenuta ancora dalla cosiddetta sinistra. Arriviamo al 2001. Il movimento No Global cresce in maniera incredibile, soprattutto cresce in forma interclassista, tant'è che quando arriveremo a Genova sfileranno insieme dalle suore ai black bloc. E infatti a Genova però che cosa succede? Il movimento è molto forte, adesso senza entrare in tutte le analisi su Genova, non Genova, Berlusconi, eccetera, comunque il sistema di fronte ad un movimento che da mesi prometteva di in qualche maniera interrompere o comunque incidere sul G8, reagisce come reagisce. E come reagisce? Reagisce con il massacro, come sappiamo. E appunto, ripeto, 5 anni fa, a quest'ora, probabilmente, adesso non mi ricordo, oggi è il 23, il 23 era la domenica, se non vado errato, ma comunque 5 anni fa succedeva il massacro che è successo a Genova con l'assassinio di Carlo Giuliani. Anche lì, che cosa succede? Ci sono degli scontri, ci sono delle reazioni, alcuni sono direttamente gestiti dalle forze dell'ordine, come ormai è provato da filmati, foto di agenti travestiti da Black Bloc, però succedono anche degli scontri causati dal movimento Black Bloc che in qualche maniera informe, di cui appunto anche di questo adesso non entro nel merito di dare dei giudizi, comunque esprime una rabbia per un qualche cosa che è ormai assolutamente ingestibile, inaccettabile. Inaccettabile come è inaccettabile come sono inaccettabili le guerre che vengono portate in nome della cosiddetta civiltà occidentale nei confronti dell'Iraq e nei confronti del mondo arabo in genere, la criminalizzazione del mondo arabo. Tutto questo, contro tutto questo, il movimento No Global si rifiuta, cioè si oppone. E all'interno di questa opposizione, come è ovvio, c'è anche chi questa opposizione non la vive solo come testimonianza, con le mani bianche alzate verso il cielo, come sentivamo prima per dire i ragazzi di Radio Gap, ma reagisce con la cosiddetta violenza. E anche lì si sviluppa
questo dibattito che è in corso ancora oggi su violenza sì, violenza no. Arriviamo allora alla fine di questa brevissima e lunghissima, nello stesso tempo, di questo bellissimo riesame di questi anni. Quali sono le differenze allora tra ieri e oggi? Diciamo, come dicevamo prima, partiamo da casa nostra, che i fascisti in Italia non avevano voce, non avevano la possibilità di scendere nelle piazze. Quando riuscivano a farlo era perché le forze in campo erano troppo dispari, troppo impari, per cui non ce la facevano. Ma io, per dire, ho vissuto quella stagione a Milano e vi garantisco che a Milano un fascista una piazza non l'ha mai avuta per tantissimi anni. Non solo. Forti della tesi dell'antifascismo militante, ovvero sia che i fascisti in Italia non dovessero avere non solo le piazze, ma non dovessero avere proprio spazi, sulla base dello slogan le sedi fasciste si chiudono col fuoco, le sedi fasciste venivano chiuse. Gli operai e le fabbriche. Oggi il movimento operaio, come abbiamo visto, a fronte della frantumazione che c'è stata, è praticamente, non dico inesistente, ma certamente fortemente indebolito. All'epoca il movimento operaio era una realtà assolutamente forte, che faceva paura. Non era immaginabile una chiusura di uno stabilimento e il licenziamento di centinaia di persone così d'amblè da un giorno con l'altro. Nascevano lotte, occupazioni di fabbrica, ma non solo degli operai coinvolti nell'eventuale chiusura o nell'eventuale licenziamento. Scioperavano alla Mirafiori di Torino, automaticamente scioperavano i tessili, scioperavano altri ambiti dell'industria, cioè il movimento operaio era forte, era compatto ed era questo che faceva paura. Il diritto alla casa, oggi si sgomberano i disperati che vanno magari ad occupare case che sono sfitte, che non servono a niente, a nessuno, vengono sgombrati. Una volta il movimento per le case, il diritto alla casa era un movimento molto forte, c'erano addirittura quartieri interi che si mobilitavano. Io posso portare gli esempi a Milano del quartiere Garibaldi e del quartiere Gallaratese, dove interi quartieri sono rimasti occupati per mesi. Entravi in questi quartieri e ti sembrava di entrare in un'altra realtà, perché c'erano bandiere rosse alle finestre, striscioni, slogan da tutte le parti. E a quel movimento per le case, nei momenti di lotta, dava la sua partecipazione il movimento studentesco, il movimento operaio, eccetera, eccetera, eccetera. C'era appunto questo che stavo dicendo, la collaborazione tra realtà diverse, che coinvolgeva il movimento con gli intellettuali che fossero letterati, poeti, cineasti, registi teatrali, eccetera, ma c'era un coacervo di forze molto molto attivo. Cos'era l'anello di congiunzione tra tutte queste realtà? Era quello che ho chiamato la militanza attiva. Ovvero sia, che cosa significava la militanza attiva? Significava conquistare e difendere i propri diritti anche con la forza, se necessario, cioè anche a costo di scontrarsi duramente e anche a costo della vita, come ahimè molta gente ha fatto nel corso di questi anni. Contro chi? Contro chi quei diritti negava. Oggi, torniamo all'oggi, io credo che se si deve cogliere una differenza tra le molte similitudini, sia in negativo che in positivo, tra gli anni 70 e gli anni e il nuovo millennio, chiamiamolo così, stia proprio qui. Ovvero sia, ci sono tante forme di resistenza. E come dicevo prima, a volte addirittura più concrete, più attive, più incidenti sotto certi aspetti. Però secondo me l'elemento che manca è la coesione tra queste realtà, perché anche il movimento No Global si riunisce appunto nei vari incontri internazionali, ma non, io almeno non percepisco, non sento, leggendo anche le cose, le email, eccetera, i centri, i social forum, eccetera, non riesco a leggere tra le righe questi anelli di congiunzione che fanno sì che se oggi sgomberano il disperato, non sia solo il centro sociale della zona o dell'area ad intervenire, ma dovrebbero essere tutte le realtà che una volta intervenivano. Oggi tutto questo non c'è. Le fabbriche chiudono,
Le fabbriche chiudono, la gente è sempre più disperata perché non ha lavoro, ma non c'è una reazione forte contro questo. Ci sono i disperati, chi viene toccato in prima battuta da queste iatture che appunto i nostri governanti ci stanno regalando, nostri perché sono di tutti i paesi occidentali, ma non c'è una reazione forte. E lì c'è l'amarezza di sapere che oggi c'è questo movimento globale, ci sarebbe la possibilità di azioni molto più forti, perché come si diceva anche negli anni 70, comunque a guardar bene la maggioranza saremmo noi, non sono gli altri che decidono, non è il potere la maggioranza siamo noi. Purtroppo ci fanno vivere e in fondo abbiamo interiorizzato la nostra minoranza, la nostra minorità, cosa che è un falso storico, che però è diciamo in qualche maniera attuato da tutte le forme di comunicazione. Non riusciamo a cogliere la nostra forza. Ecco, io direi che queste sono secondo me un pochino le differenze. E la domanda che posso porre invece a chi oggi appunto lavora nel concreto, a differenza di me, appunto in queste che sono chiamate nuovamente nuove resistenze, perché nuova resistenza era anche quella degli anni 70, vorrei capire, cioè vorrei sentire il loro parere su questa mia valutazione di mancanza di questa militanza attiva. Allora, intanto ringraziamolo Romano Giuffrida per questa panoramica dettagliatissima che ci ha fatto. Ecco, quindi a proposito di nuove resistenze, quindi queste nuove forme di resistenza di cui lui parlava, che sono diverse, hanno degli aspetti diversi e per un verso anche molto più incisivi di quelle degli anni 70, degli anni 80, e sicuramente una di queste nuove forme di resistenza così incisive, che quindi porta a casa dei risultati notevoli, è ad esempio la cooperazione internazionale, quindi il vasto mondo delle ONG che operano ad esempio nei paesi di guerra e che quindi aiutano la gente martoriata dalle guerre, soprattutto le ultime guerre volute da Bush. Dunque qui noi abbiamo una ragazza di Emergency che si chiama Maura, che adesso arriva, che ci racconta che cos'è per Emergency, che cos'è resistere all'occupazione militare, quindi alla povertà, alle ingiustizie, alla disuguaglianza che l'occupazione militare provoca nelle terre appunto invase, quindi dall'Afghanistan all'Iraq e via dicendo. E poi chiediamo anche a Maura se prova a rispondere a questa domanda che buttava lì Romano Giuffrida, cioè su questa mancanza di anelli di congiunzione. Ma innanzitutto appunto, che cos'è resistere per Emergency? Innanzitutto l'esperienza di Emergency inizia nel 94 con 12 milioni raccolti quasi per caso in maniera estremamente fortunosa e una piccolissima missione in Ruanda. Allora c'era una guerra sanguinosa tra gli Hutu e i Tutsi, non so se ricordate, è stato un massacro terribile. In questi 11 anni di esperienza Emergency ha conosciuto una guerra che assolutamente non è quella che si pensa e si immagina, che assolutamente non risponde all'immagine classica che si ha della guerra. Non so, se io penso a un'immagine della guerra mi vengono in mente due eserciti con delle divise che si scontrano in un campo delimitato e alla fine esistono dei vinti e dei vincitori e alla fine, dopo la fine della guerra, esiste un dopoguerra in cui si ricostruisce. Beh, la guerra di oggi assolutamente non è così. Questo discorso poteva essere valido più o meno fino alla prima guerra mondiale. Dalla seconda guerra mondiale in poi, e non sto parlando di una conseguenza della tecnica, sto parlando di teorie militari codificate, quindi è un obiettivo. L'obiettivo si pensa che piuttosto che combattere l'esercito della nazione nemica sia molto più facile fare in modo che la nazione nemica non abbia i mezzi per sostenere l'esercito, che questo garantirà assolutamente una vittoria certa. E questo concretamente vuol dire colpire l'economia del paese che si va a combattere. E questa, che sembra una cosa così molto molto poco concreta, in realtà ha due ordini di conseguenze estremamente importanti. La prima è che
cambiano gli scenari in cui si combatte. Non si combatte nei campi di battaglia, si combatte laddove la ricchezza viene costruita. Questo vuol dire laddove, ad esempio, nei campi coltivati, perché chiaramente i paesi che si combattono sono paesi estremamente già poveri in partenza, quindi minare l'agricoltura di un paese che, come può essere la Cambogia, la cui economia si basa sulla produzione del riso, chiaramente è mettere in ginocchio la nazione. Si distruggono le infrastrutture di questi paesi, sia le strade ad esempio, sia si colpiscono gli ospedali. Questi paesi hanno dei sistemi sanitari completamente inesistenti e soprattutto si combatte nelle città, là dove vivono i civili. Infatti la seconda grossa conseguenza dell'adozione di questa strategia sono le vittime, il cambiamento dell'identità delle vittime delle guerre. Se si osservasse il rapporto tra vittime combattenti e vittime civili, e per combattenti intendo tutti quelli che imbracciano un fucile e combattono, quindi non i soldati che fanno parte di un esercito regolare, ma anche nella parola combattenti in realtà sono compresi una parte di civili, appunto, se si osservasse il rapporto tra le vittime civili e combattenti negli anni tra il 1900 e il 1990, si osserverebbe che il rapporto tra le due è completamente invertito. In particolare nei trentenni che vanno dal 1900 al 1930, le vittime combattenti superano di gran lunga le vittime civili. Tra il 30 e il 60 arrivano ad equipararsi, tra il 60 e il 90 sono assolutamente invertite. Una cosa che io faccio notare, che abbiamo sempre un grafico che spiega questa situazione, è che le vittime civili, le vittime combattenti di oggi sono molto meno delle vittime civili di allora. Per dare dei numeri, nelle guerre di oggi il 93% delle vittime sono civili e il 7% militari. E non è una conseguenza, sono un obiettivo, i famosi effetti collaterali. Per me il significato della parola effetto collaterale è quello di una cosa che succede casualmente e che non è funzionale al mio scopo, mentre colpire un civile è funzionale allo scopo di colpire l'economia, perché non sono i militari che producono l'economia della nazione, sono i civili, quindi diventano l'obiettivo principe. Chiaramente per raggiungere questo scopo un partner fantastico sono le armi di distruzione di massa, che sono appunto state introdotte nella Seconda Guerra Mondiale. Non si parla solo di grosse armi come possono essere i bombardamenti aerei, ma si parla di armi molto piccole. Principe di tutte queste sicuramente la mina antiuomo, che è l'arma perfetta per combattere questo tipo di guerre. Primo, perché non costa assolutamente nulla al paese che la produce. Posare una mina e produrla e posarla costa tra i 5 e i 12 euro più o meno. Sminare costa tra gli 800 e i 1000 a mina. E questo pesa su un'economia di un paese assolutamente già in ginocchio. In più non consumano niente rispetto a un esercito. Pol Pot diceva, che era un dittatore cambogiano, diceva che le mine sono il miglior soldato, perché non dormono, non mangiano e stanno sempre allerta. Ed è vero. E poi possono essere posate ad hoc. Cioè, nel senso, sono costruite con degli obiettivi specifici. Penso che tutti abbiate sentito parlare delle mine giocattolo, dei pappagalli verdi, che sono fatte apposta per colpire bambini. E quando dicono che le ali con cui si posano a terra e che non le fanno esplodere sono fatte per motivi aerodinamici, e però ne vengono prodotti modelli fluorescenti, a pois, estremamente colorati, hanno pochissimo esplosivo, perché le mine non sono fatte per uccidere, nella maggior parte dei casi sono fatte esclusivamente per mutilare. E anche qui qual è la logica che si sta dietro, che è estremamente cinica, però è realistica in una maniera incredibile. Un morto purtroppo si piange, però non costa niente, mentre un ferito è una persona a carico di una famiglia che è già in gravi condizioni, quindi non solo lui non può aiutare, ma diventa assolutamente un peso. Quindi in più ci sono tutti gli effetti a lungo termine, perché una mina, una volta posata, soprattutto dopo l'introduzione della plastica, dura anche 50 anni attiva. Quindi, e non sono solo gli effetti nel senso che durano molto le mine, ma effetti a lungo termine nel senso che sono uno strumento fatto per far vivere nel terrore, quindi creano
della paura delle situazioni tali per cui hanno degli effetti incredibili. Ci sono dei disegni dei bimbi che hanno subito un incidente con una mina che sono impressionanti, disegnano i vari modelli di mina come noi potremmo disegnare, come un bambino dei nostri che vive nei nostri paesi potrebbe disegnare vari modelli delle macchine, cioè fanno talmente parte della loro realtà che le conoscono benissimo. Quindi la mina è lo strumento principe per combattere questo tipo di guerra. L'attività di emergency si inserisce come resistenza a questo tipo di guerra perché l'attività cerca di stravolgere... di stravolgere completamente questo tipo di logica. Allora, il primo modo in cui si resiste a questo tipo di guerra è cercando di sopravviverle. Da qui il primo modo e l'attività di emergency principale è la costruzione dei centri che fanno chirurgia di guerra. Ad oggi ne sono 7 costruiti in Iraq, Cambogia, Afghanistan e Sierra Leone, e 3 che sono invece attualmente in costruzione con varie vicende, perché uno ad esempio è in costruzione in Iraq, a Kerbala, chiaramente con la guerra la costruzione è stata enormemente rallentata, anche perché l'impresa di costruzione era curda e quindi c'erano stati notevoli problemi. L'altro centro in costruzione è in Sudan invece, che è un progetto molto bello perché ha uno scopo che va oltre, sarà un centro di cardiochirurgia, che uno si chiede perché fare della cardiochirurgia in Sudan, e invece sono moltissime le conseguenze cardiache delle febbri reumatiche che si prendono molto facilmente in quei paesi, ma sarà un centro molto grosso che avrà lo scopo, oltre di fare della chirurgia, di promuovere la cooperazione tra le popolazioni africane, perché si propone di essere un ospedale non solo per le popolazioni del Sudan, ma anche per gli stati che gli stanno accanto. E il terzo centro invece in costruzione è quello nello Sri Lanka, nella regione Tamil, in seguito allo tsunami. Chiaramente lì non sarà proprio un centro chirurgico perché non c'era così bisogno, però sarà più la ricostruzione di un paese e il centro medico annesso. Quindi il primo modo di resistere alla guerra è la sopravvivenza. Il secondo modo è cercare di far fronte alla questa distruzione delle infrastrutture che si diceva, e questo avviene in due modi. La prima è adattare la chirurgia e l'assistenza medica che viene fatta alle esigenze locali, nel senso anche nell'ottica che i centri chirurgici di emergency verranno poi, quando i tempi saranno maturi, completamente donati alle autorità locali del paese. Ad esempio, i 2 centri grossi del nord dell'Iraq, che sono i primi ad essere stati costruiti, sono dal 1 maggio completamente passati in mano all'autorità curda. C'è stato, cioè l'autorità, sì, non so se sì, locale, il governo iracheno comunque. C'è stato un primo sopralluogo a un mese dal passaggio e l'attività è innanzitutto si è mantenuta gratuita perché gli ospedali vengono costruiti secondo degli standard che sono assolutamente che abbiano dei livelli di prestazione occidentale, perché nella logica che non solo perché siamo nel terzo mondo sia giusto fare una sanità da terzo mondo, quindi degli ospedali in cui tranquillamente potremo essere ricoverati anche noi o i nostri figli. Secondo, che offrano delle cure gratuite alle popolazioni locali, perché la sanità in questi paesi non è che non c'è, ma si paga tutto, dalla siringa all'operazione chirurgica al pasto in ospedale, quindi chiaramente nelle popolazioni povere non se lo possono assolutamente permettere. Terzo criterio assolutamente importante è che siano costruiti in accordo con le autorità locali, quindi qualsiasi sia il governo del paese, qualsiasi sia l'autorità in quel momento vigente, emergency stipula degli accordi. Non si va ad invadere, ma si va a collaborare, e questo viene fatto assolutamente anche per garantire la sicurezza degli operatori, perché chiaramente nel momento in cui si invade si è anche più a rischio di essere invasi. Infatti la quarta caratteristica dei centri è che sono assolutamente zone demilitarizzate, nessuno entra con le armi vengono lasciate alla porta, e questo è un criterio che è stato più o meno rispettato. Solo ci sono stati un paio di incidenti, però in seguito gli ospedali sono stati chiusi e poi riaperti. Quindi per far fronte, come dicevo prima, alla mancanza di sanità a livello locale, si cerca di evolvere dalla chirurgia di guerra a quali sono le reali esigenze
del paese, ad esempio nel nord dell'Iraq, nei due centri in cui dicevo prima, un problema grossissimo è quello della cura delle ustioni, perché la mancanza di sicurezza delle stufe che vengono utilizzate per cucinare nelle case, quindi un gran numero di bambini perché si cucina per terra, un gran numero di donne perché purtroppo l'ustione viene spesso utilizzata come metodo per tentare il suicidio, viste le condizioni in cui sono costrette a vivere. Ecco, in questi due centri chirurgici sono stati creati due unità ustionati, sia pediatriche che adulte. O ad esempio un grosso problema della Cambogia, ad esempio, la chirurgia ortopedica ricostruttiva, perché ci sono una serie di malformazioni, quindi in quel contesto si fa chirurgia ortopedica e ricostruttiva, quindi si cerca in qualche modo di far fronte a questa mancanza di infrastrutture. E poi la mancanza di infrastrutture nel senso di strade, ad esempio, che senso ha costruire tre grossissimi centri chirurgici su dei territori vastissimi e poi morire perché si ha una ferita stupidissima, però non si riesce ad arrivare in tempo in ospedale per la mancanza di strade e si muore per un'infezione. Quindi sono state create una serie di posti di primo soccorso o FAP che hanno lo scopo di coprire il più ampio territorio possibile e dare una tamponare sull'emergenza, stabilizzare la situazione per poi essere trasferiti nel centro grosso invece dove si riceveranno tutte le cure adatte. Quindi resistere nel senso di sopravvivere, nel senso di cercare di far fronte alla mancanza di infrastrutture, e il terzo punto grosso è quello di cercare di stravolgere la distruzione dell'economia che viene fatta, e questo viene fatto principalmente in due modi, sia all'interno degli ospedali che all'esterno. All'interno perché sia a livello di personale sanitario che non sanitario viene impiegato il più possibile personale locale, innanzitutto perché è una risorsa nella mediazione con i pazienti, chiaramente, anche perché si parla di paesi la cui cultura è estremamente diversa dalla nostra, e poi per dare a queste persone la possibilità di costruirsi un futuro che sia alternativo alla guerra. Ad esempio, secondo me è bellissimo, del personale curdo che è stato formato in Nord Iraq, viene utilizzato come personale internazionale in Afghanistan, che voi immaginate che ricchezza può essere, perché chiaramente la cultura curda è molto più vicina alla cultura afghana rispetto alla nostra. Quindi la formazione del personale locale, anche sempre nell'ottica appunto che gli ospedali resteranno alla popolazione, quindi si dà loro la possibilità, gli si fa arrivare a un livello tale che possano mantenere le cure al livello a cui venivano date all'inizio. Al di fuori degli ospedali invece questo tipo di percorso viene fatto con la creazione di una serie di progetti sociali, che allora passa sia attraverso dei centri, e questo soprattutto rivolto ai feriti da mina, sono stati creati dei centri di riabilitazione e reintegrazione sociali, che sono dei centri in cui innanzitutto viene insegnato a questi pazienti a prendere confidenza con le protesi e ad usarli, proprio sono dei centri in cui sono ricreati gli ambienti, gli si insegna a camminare, perché anche qui, non essendo un conto è dire avere una protesi e uscire camminare su una strada asfaltata, un conto è dire avere una protesi e avere un terreno completamente dissestato, doversi arrampicare su una montagna. Quindi vengono ricostruiti gli ambienti, si fa fisioterapia e si insegna a queste persone a convivere con la nuova realtà, perché purtroppo la ferita da mina è una ferita che rimane addosso per il resto della propria vita. Quindi sia attraverso dei centri, sia invece no, sono state create nel nord dell'Iraq e in Afghanistan dei progetti sociali che consistono ad esempio nella creazione di cooperative. Viene dato all'inizio un incentivo, viene insegnato a queste popolazioni a gestire, ad esempio sono stati creati dei negozi di sementi, e poi vengono lasciate da sole in modo che possano in un qualche modo conquistarsi un futuro che sia alternativo alla guerra, perché spesso in questi paesi si crea un circolo vizioso tale per cui l'unico modo per andare avanti è quello di fare il soldato, perché non c'è un altro lavoro disponibile, non c'è un altro lavoro che si conosce. Ad esempio in Afghanistan è stato fatto un progetto bellissimo, è stata messa in piedi una fabbrica di tappeti recuperando una tradizione da un progetto rivolto soprattutto alle vedove, e raccontavano che hanno avuto dei problemi che neanche ci si immagina. Ad esempio all'inizio hanno dovuto convincere gli uomini del villaggio a lasciare lavorare le donne. Dopo questo gran lavoro che è stato fatto, è stato ottenuto, e
si è posto il problema di far firmare un contratto e nessuna di loro sapeva scrivere. Allora si è pensato di fare una foto ad ognuna di loro, però levarsi il burka ci doveva essere un fotografo che fosse una donna, allora si è arrivati a avere il fotografo donna. Poi c'è stato il momento in cui si doveva far capire a queste persone che avendo un contratto si doveva rispettare le regole che erano scritte nel contratto, quindi mantenere dei certi tipi di orari, certi ritmi di lavoro, niente di allucinante chiaramente, però non è che anche per tutelare loro. E alla fine si è riusciti, sono stati prodotti dei tappeti bellissimi che sono stati portati in Italia e venduti al mercatino di Natale che si fa ogni anno a Milano. E è bellissimo perché su ogni tappeto è ricamato un logo di Emergency più o meno di queste dimensioni, con la scritta in inglese e in arabo, e un altro logo con tutti i nomi in arabo delle donne che hanno contribuito a produrre quel tappeto, e sono veramente, veramente splendidi. Quindi, insomma, questo per stravolgere l'economia. E il quarto modo di fare resistenza si riallaccia al discorso che si faceva prima, perché la resistenza fondamentalmente nasce dalla conoscenza, quindi si fa controinformazione in due modi essenzialmente. La diffusione di una cultura di pace, che si fa in Italia attraverso i volontari, attraverso campagne specifiche come quella che ha portato alla messa al bando delle mine anti-uomo in Italia, oppure a tutta l'attività nelle scuole che facciamo, e è stata fatta attraverso la creazione di un quotidiano online che è nato come collaborazione tra Emergency e la MISNA, che è una delle maggiori agenzie di stampa italiane. È partito come collaborazione, adesso è un progetto che cammina assolutamente indipendente da Emergency, ma il giornale si chiama Peace Reporter, è consultabile online, praticamente ci sono notizie aggiornate dal mondo ogni giorno, ad ogni ora. Allora sì, dunque, Maura quindi inevitabilmente ci ha parlato di guerra, insomma delle nuove guerre, perché è lì che opera Emergency, nei paesi dove, come l'Afghanistan, come l'Iraq, dove in paesi che sono stati attaccati militarmente negli ultimi 10-20 anni. Ecco, e ci ha ovviamente parlato anche delle conseguenze devastanti che sulla popolazione civile hanno queste guerre. C'è un'altra però conseguenza non meno devastante, che è una conseguenza planetaria e che innegabilmente deriva poi da quelle guerre, insomma delle guerre, dalle guerre di Bush e dalle guerre volute da Bush, volute da Blair e anche dai nostri e via dicendo, che è un aumento, come purtroppo stiamo avendo modo di vedere in questi giorni, ieri l'ultimo episodio terribile del terrorismo internazionale di matrice islamica. Ecco, gli episodi più recenti sono appunto, come sapete tutti, ieri sera l'attentato a Sharm el Sheikh in Egitto e pochi giorni fa, l'altro ieri, un attentato di minore entità a Londra e qualche giorno fa quello invece ben riuscito purtroppo di Londra con più di 50 morti. Ora, in quell'occasione, io adesso vorrei che Maura ci leggesse il comunicato stampa che ha fatto Emergency proprio in occasione degli attentati di Londra, perché è molto bello. Quindi le ripasso il microfono perché lei ce lo legge. Allora, si intitola Oltre ogni violenza. È davvero un'ottica limitata alla nostra se il primo pensiero che ci ossessiona senza lasciare posto ad altre considerazioni è il pensiero delle vittime? Le molte persone che a Londra questa mattina hanno incominciato una giornata che non concluderanno sono per noi la prima fondamentale verità di ciò che abbiamo sentito e vissuto oggi. Troviamo lontane da questa verità le considerazioni sulla contiguità con il G8, sull'attacco ad un paese così fortemente impegnato nella guerra dell'Iraq, sulle analogie con gli attentati terroristici a Madrid. Sentiamo inadeguati gli annunci che non prevarranno, che la guerra al terrorismo proseguirà con maggiore slancio, che infine noi vinceremo. Cessa di essere sensata ogni ripetizione di parole già dette e sentite, vuote e sterili se ci hanno condotto di fronte allo spettacolo cui oggi assistiamo. Se persistiamo nel sentirci una parte dell'umanità contro un'altra, alimentiamo uno scontro infinito, un'interminabile sequenza alternata di reazioni e controreazioni, di assassini e di sofferenze.
Forse il dolore ispira più saggezza di quanta possa suscitarne l'indignazione. Il dolore per le vittime del terrorismo e della guerra, delle bombe e dei bombardamenti è lo stesso, non muta al variare dei soggetti che più direttamente lo provano. Se detto oggi siamo tutti londinesi, se ci sentiamo anche tutti iracheni o afghani o ceceni, forse intravederemo una diversa direzione per uscire da queste assurdità. Un cammino opposto a quello di una guerra infinita. Vincere il terrorismo rifiutando ogni violenza è il solo percorso possibile. Contrastarlo con mezzi che gli somigliano è una strada senza uscita. Lo insegna l'idea che abbiamo di umanità, sempre di più lo insegna l'esperienza. Allora, dunque, io propongo comunque una inevitabile riflessione su quello che sta accadendo in questi giorni, quindi sull'Egitto, su Londra, che non è poi così lontana, insomma, dal tema di questo dibattito, perché qui si parla di resistenza alle occupazioni militari, si parla di una delle nuove forme di resistenza come appunto resistenza all'occupazione militare, resistenza all'imposizione di, insomma, di una guerra voluta soltanto da pochi contro il volere di tanti altri, una criminalizzazione del mondo arabo e via dicendo. Allora qui naturalmente questo è una discussione che è aperta a tutti, quindi a chiunque voglia intervenire per dire qualcosa, anche per fare una domanda, ma io chiamerei qui Andrea Merighi, che è il portavoce della comunità islamica di Ferrara. Non mi ricordo più il tuo nome. Ti chiedo scusa. Stefano, che è responsabile dei diritti civili del PDC. Stefano Pieralli, ti chiedo veramente perdono. Chiedo scusa anche a voi. E il quale, insomma, cercherà di affrontare lo stesso tema da un punto di vista più geopolitico, soprattutto politico, visto che è un esponente del PDC. Intanto io passo la parola ad Andrea Merighi. Buonasera a tutti. È piuttosto difficile parlare in questi momenti per noi che come credenti siamo in qualche modo, viviamo doppiamente questo tipo di tragedie, cioè sentiamo il dramma del fatto che venga recisa anche una sola vita umana, in questo caso tantissime vite umane, e sentiamo, avvertiamo e subiamo l'ulteriore dolore e violenza in quanto, diciamo, questo tipo di stragi, di attentati viene appiccicata impropriamente, come spero che voi possiate capire, il nome dell'Islam o comunque di una religione in generale, ma nella fattispecie dell'Islam, che è di per sua natura una religione di pace. La parola Islam viene anche dalla radice di Salam, significa appunto pace, shalom in ebraico, ma al di là di tutto parlare ora oggi in questo momento, qui ed ora, di Islam come religione di pace, mi rendo conto che possa sembrare, nostro malgrado, forse anche in parte per colpa nostra, piuttosto paradossale. Mi veniva in mente invece, giusto per così introdurre la serata, insomma, il mio discorso, mi viene in mente, voleva agganciarmi in maniera molto breve a quanto diceva prima la ragazza di Emergency, che io non mi ricordo il nome e ti chiedo scusa, Maura di Emergency, e cioè relativamente al nuovo approccio e dei relativi che concernono i danni, i cosiddetti danni collaterali. E quindi tutto l'approccio che c'è dietro alle nuove guerre, nuove forme di guerra. Mi è venuto in mente, quando parlavo del Sudan, quando nell'estate del 98, mi sembra in agosto, ci furono due attentati molto grossi a Dar es Salaam e Nairobi, cioè in Tanzania e in Kenya, contro due ambasciate americane, che tra altro aspetto di cui non si è parlato finora, quasi sempre in questi casi le vittime non appartengono mai al cosiddetto nemico da colpire, ma sono sempre vittime locali, come anche a Sharm el Sheikh peraltro, lì dopo ne possiamo parlare. Allora cosa fece Clinton? Allora il presidente degli Stati Uniti era Clinton, che quindi aveva un'aura molto diversa da Bush Junior, ed era anche molto più presentabile per certi aspetti, anche più simpatico forse. Cosa fece? Fece due azioni immediate: bombardò l'Afghanistan, un campo militare, e bombardò una fabbrica di farmaci in Sudan. L'amministrazione statunitense disse che in quella fabbrica si producevano armi chimiche. Poi, in realtà, era una fabbrica in cui operavano anche dei tecnici chimici tedeschi, quali riuscirono a smentire questa tesi e dimostrare ampiamente che quella era una fabbrica di un'industria farmaceutica, che quindi serviva
a sostenere quel paese, quindi colpire in quel momento significava indebolire fortemente la già debole struttura chimico-farmaceutico-sanitaria di quel paese, ma questo è indicativo di un atteggiamento molto chiaro. Gli Stati Uniti poi furono costretti a chiedere scusa, ma di fatto l'azione era già successa. Sarebbe come, tanto per fare un parallelo, se ricordiamo tutti la strage di Firenze, l'attentato all'Accademia dei Georgofili, no? Che fu opera in qualche modo di una strategia stragista mafiosa, sarebbe come se lo Stato, rispondendo a questo tipo di attentato, facesse saltare in aria una palazzina abitata da albanesi e dicesse: ma questi qui stanno in qualche modo favorendo la prostituzione. Poi si scopriva che erano operai albanesi, come peraltro la maggior parte degli albanesi presenti nel nostro territorio, che sono onestissimi lavoratori, però questa è la logica. Veniamo colpiti e noi colpiamo un'altra cosa perché comunque sono tra i cattivi, noi dobbiamo prevenire questo tipo, un ipotetico pericolo futuro. Ciò che sta accadendo ora nel mondo è estremamente complesso, è di difficile lettura. Ci sono però dei fatti, poi magari poi ci rimbalzeremo con l'amico del PDC. Stefano, c'è una cappa che aleggia in questa sala, ogni tanto suona anche il pendolo, quindi effettivamente anche noi abbiamo dormito poco questa notte, come forse molti di voi seguendo le notizie, almeno personalmente ho dormito molto poco. È molto difficile, c'è una grande differenza ad esempio tra quanto è accaduto a Sharm el Sheikh e che non è Sharm el Sheikh si pronuncia, e Londra. Sharm el Sheikh si è voluto colpire in una strategia che peraltro dura parecchi anni, c'era stata una pausa speranzosa, ma si colpisce sostanzialmente il governo egiziano, il paese egiziano, ma in qualche modo il governo, colpendo quella che è una principale risorsa di un paese potenzialmente molto ricco, ma di fatto molto povero, che è il turismo. Un paese di oltre 70 milioni di abitanti che vede nel turismo una fonte preziosa di entrata e di benessere. Colpendo questo tipo di colpendo Sharm el Sheikh, al di là del valore simbolico del fatto che in quella località poi si siano tenuti, si tengono colloqui bilaterali tra Israele e i paesi arabi, o comunque in generale colloqui che riguardano il problema della lotta al terrorismo, al di là del valore simbolico si colpisce però di fatto il governo e lo Stato egiziano. Poi si può anche vedere successivamente per quale motivo. A Londra e altrove succedono altre cose. Però vorrei tornare un attimino indietro, negli anni 90, per dare una chiave di lettura, per citare alcuni fatti che possono dare una chiave di lettura a quanto accade. Relativamente a quello che diceva Giuffrida prima, mi ricordo non il cognome, Renato, qualcosa del genere, Giuffrida prima, manca un elemento che credo che poi lui non abbia volutamente inserito, proprio perché sennò si apriva altro che finestra, cioè il fatto che poi nell'89 c'è il crollo del muro di Berlino, e al di là di ciò che questo comporta nella pratica, poi in qualche modo è la porta in cui si apre il nuovo disordine mondiale, da un ordine assolutamente discutibile di guerra fredda, di doppio schieramento, in cui il mondo arabo-islamico in qualche modo era diviso più o meno come su uno scacchiere internazionale, con paesi che, di aree di influenza sovietica, come poi si diffuse anche il socialismo, ci furono gruppi comunisti, partiti comunisti nel mondo arabo, e invece paesi che guardavano più al movimento della NATO e degli Stati Uniti. Ecco, crolla questa realtà, questa bilancia così, che poi abbiamo visto storicamente non era poi neanche tanto giustificato e giustificabile, crolla, e questo crea in qualche modo una frattura nello scenario internazionale. Negli anni 90 succedono, tre paesi islamici subiscono un attacco molto forte. Nel 91 si diceva prima l'Iraq, la prima guerra del Golfo del gennaio del 91, e pochi anni dopo la Bosnia Erzegovina, quindi molto vicino ai nostri confini, e partendo dal 94 l'Algeria. Sono tre paesi che molto distanti geograficamente, un paio vicino a noi, l'Iraq molto meno, ma hanno una caratteristica in comune che credo pochi conoscono. Si è valutato dopo, si è capito dopo, si è trovato dopo un denominatore comune. Ossia, tutti e tre paesi islamici a varia natura, anche se poi la Bosnia riscoprirà l'Islam successivamente, era un Islam solo di facciata, di nome, di passaporto, ma non il comunismo era riuscito in questo campo, come per resto in Albania, a cancellarlo quasi completamente dalla cultura di quel paese. Tre paesi islamici e soprattutto tre paesi che avevano un rapporto a livello demografico in cui la media della popolazione era molto bassa e una popolazione anziana ridottissima riguardo invece a una gioventù assolutamente di un'entità straordinaria, e quindi erano paesi che erano destinati nei decenni a seguire a produrre un'elite di governo, un'elite sociale progressista, agganciata in qualche modo alla cultura mediterranea, esclusione dell'Iraq, e musulmana.
Questi tre paesi subirono un attacco significativo. È di pochi giorni fa il decennale della strada di Srebrenica, di cui tutti noi abbiamo letto in questi giorni. Cito brevemente il caso dell'Algeria perché è emblematico e dà anche una chiave di lettura su quanto sta accadendo ora dall'11 settembre in poi, anche per capire cos'è questo sedicente terrorismo islamico, anzi terrorismo internazionale, che poi negli ultimi giorni si è ritornato a chiamare terrorismo islamico. In Algeria succede questo: il governo, ed è già in qualche modo cronaca, insomma se ne è già parlato a vari livelli, il governo, che è di emanazione militare, alla fine degli anni Ottanta capisce, vede, nota, si rende conto che sta montando un movimento islamico nel paese. A fronte di una situazione sociale in cui il governo non riesce a, in qualche modo, a sopperire ai diritti e ai bisogni minimi della popolazione, si sviluppa questo movimento di base che in qualche modo tende a, così, a creare strutture periferiche nel mondo sanitario, nella scuola, nella tutela dei disabili, eccetera, ed è di matrice fondamentalmente islamica. La situazione però è ancora a livello di nebulosa, cioè il governo non sa in qualche modo che tipo di entità può avere questo movimento e soprattutto non ne conosce i promotori, perché sono delle iniziative in qualche modo spontanee, non ancora organiche e organizzate. A un certo punto il governo algerino, non so se di sua, come farina del suo sacco o su stimolo esterno, ha un colpo di genio, ossia il Ministero dell'Interno crea il FIS, che è il Fronte Islamico di Salvezza. Immaginate, il Ministero degli Interni che crea un partito che poi si dirà fondamentalista. Questo partito cresce, in qualche modo partecipa a tutte le elezioni circoscrizionali, di quartiere, di comune, provinciale, regionale, eccetera, arriva alle elezioni politiche, ottiene un risultato straordinario, si parla del 22% delle preferenze. In quel momento viene messo il partito, il FIS viene messo fuori legge dal governo, che ormai aveva già il quadro completo, aveva già la lista di tutti i quadri periferici, dei dirigenti, eccetera. Molti di questi verranno messi in prigione anche in Algeria, non solo qui in Italia, succede molto spesso anche nel mondo arabo islamico. Nasce un movimento sedicente, il GIA, Gruppo Islamico Armato, e inizia la stagione delle stragi, che guarda caso, molte, la maggior parte delle quali sono perpetrate in maniera assolutamente crudele. In Algeria assistiamo a episodi di crudeltà inaudita, almeno negli ultimi anni. Tutte le guerre sono crudeli, ma in Algeria veramente assistiamo a cose inenarrabili. Guarda caso, sono perpetrate da quei cosiddetti mujahideen afghani, cioè da quelle truppe, quei combattenti che i servizi segreti americani, cioè la CIA, aveva formato in funzione antisovietica in Afghanistan. Quindi elementi che vengono da fuori. Quelle stragi non sono mai in qualche modo rivendicate dal GIA algerino, ma nell'opinione pubblica e nel sistema mediatico occidentale, in Italia, in Francia, eccetera, sono sempre attribuite a questo tipo di realtà, di matrice, in cui si inizia a parlare veramente di terrorismo islamico, e ancora di una forma molto, molto pericolosa, perché si rivolge contro i suoi stessi fratelli, perché la cosa che sappiamo per certo è che le vittime algerine sono nella stragrande maggioranza musulmane. Abbiamo una recrudescenza molto forte nei confronti dei gruppi intellettuali di quel paese, una percentuale altissima, un numero che credo superi il migliaio di unità di intellettuali di sinistra, non dico di destra, progressisti, musulmani di altra varia natura, vengono eliminati scientificamente, tutti soggetti che in qualche modo erano o potevano essere ostili al governo che si sviluppò, e tutta una serie di stragi paradossali che ebbero il risultato di favorire una spopolazione, uno spopolamento di certe aree del paese, aree in cui poi l'elite di governo in qualche modo sviluppare una serie di speculazioni edilizie straordinaria efficacia. Tutta questa operazione che vi ho descritto, che è documentata, nell'opinione pubblica occidentale invece nasce come una offensiva islamista nei confronti di una popolazione blasfema, corrotta, eccetera. Quindi vediamo come da un'operazione scientifica e di una raffinatezza politica straordinaria si riesce a dare però l'immagine che in qualche modo l'Islam sia l'assoluto responsabile di questo tipo di stragi. Questa è una chiave di lettura importante. In questa stagione, non conosco purtroppo, io sono nato nel 67, non conosco molto bene gli anni 70, ero piccolo, e un po' di più gli anni 80, eccetera. E in questa stagione c'è una variante che riguarda anche il cosiddetto terrorismo islamico, che è a differenza, credo, degli anni 70, c'è un allineamento molto forte nel sistema dei mass media, cioè in tutto quella che è lo strumento essenziale, fondamentale, nella trasmissione di quelli che sono i fatti, la realtà, nella percezione della realtà.
non si è detto prima, ma vale la pena ricordarlo, che l'11 settembre del 2001 dista dai fatti del G8 meno di 2 mesi. Pare che si fosse parlato anche a Genova all'interno del G8 di New York e di altre cose. Sono fatti abbastanza correlati. E a partire dai giorni immediatamente successivi e negli anni seguenti assistiamo a una serie di bugie clamorose. Già sappiamo che i fatti dell'11 settembre non sono avvenuti come ci sono stati raccontati. Sappiamo che al Pentagono non ci fu mai nessun aereo. Sappiamo che tante cose. Sappiamo ad esempio che c'è una grossa incongruenza tra i cosiddetti autori dell'attentato alle Torri Gemelle con i reali esecutori. C'è proprio una discrepanza in numero di persone, abbiamo la lista dei passeggeri che poi viene cancellata, eccetera eccetera. Siamo però nell'era di internet, per cui certe immagini, certe informazioni rimangono. Abbiamo tutta una serie di passaggi in cui la violenza aumenta e si arriva alla seconda, abbiamo la grandissima menzogna che ormai sia statunitense che britannico, sia del fatto che la giustificazione della seconda guerra nel Golfo, dopo un embargo di assoluta iniquità e con lui che ha avuto l'unico risultato non di indebolire tanto il regime di Saddam quanto quello di sterminare quasi 1 milione di cittadini iracheni, già svenati e dissanguati dalla guerra con l'Iran, eccetera. E abbiamo la menzogna che giustifica l'attacco all'Iraq, ossia che l'Iraq possedeva armi di distruzione di massa, che poi si è dimostrato non è, e anche se ci fossero stati erano comunque di fabbricazione statunitense, tra parentesi, e in parte forse italiana, però l'Italia si specializza in una produzione militare, vedi, mine antiuomo, eccetera, più leggera, diciamo, meno pesante o pensante. E la stessa cosa avviene anche in Gran Bretagna, dove addirittura poi ci furono dei suicidi, diciamo, eccellenti. Questo ci deve far pensare a tante cose. Se queste persone, se chi gestisce il mondo, che non è Bush è un paravel, è l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti evidentemente, se queste persone, se le grandi multinazionali che gestiscono queste cose giungono a mentirci su ogni cosa, e non sappiamo ancora ad esempio come è andato Ustica, tanto per tornare agli anni 80, gli americani qualcosa sanno, anche sul Moby Prince, sono tante verità di cui non si parla. Se queste persone in maniera così scientifica hanno mentito su cose importanti, dobbiamo quantomeno interrogarci sulla versione dei fatti che si dà di Londra, che si è dato, diciamo, il Sheikh ancora non si è dato, questa è una cosa diversa. Ferma restando l'assoluta priorità nostra di condannare ogni atto di terrorismo che non è previsto né nella nostra fede, né in quella cattolica, né in quella ebraica, né in quella protestante. Non esiste il terrorismo cattolico, protestante, islamico. È terrorismo, punto e basta, è una forma di lotta politica, in questo caso assolutamente cinica e probabilmente autoprodotta per giustificare alcune cose. Perché, in fin dei conti, il buon Andreotti, buon fra virgolette, ma insomma l'attuale classe dirigente a volte ce lo fa anche rimpiangere, se perlomeno in politica estera, in cui all'epoca di Andreotti e Craxi, con tutti i difetti che possono avere, la politica estera italiana era assolutamente coerente in quanto a politica araba, medio orientale, c'era una posizione piuttosto equidistante sulla questione palestinese e l'Italia era molto rispettata nel mondo arabo. Io andai in prima volta in Siria, io ho abbracciato l'Islam 8 anni fa, andai in Siria nel 97 dopo essermi laureato, e in quanto italiano mi stendevo il tappetino rosso ovunque, perché eravamo veramente, avevamo un'immagine rispetto ai tedeschi, agli inglesi, non parlando degli americani e francesi, straordinaria. Pochi anni di governo Berlusconi e chi per lui hanno veramente cancellato l'immagine che l'Italia aveva nel mondo arabo, per un certo allineamento con la politica statunitense, per una assolutamente sproporzionata partigianeria filo israeliana, cioè per tutta una serie di motivi l'immagine dell'Italia è scesa. Tant'è che l'attentato di Nasseria in parte si spiega anche con questa caduta, fra virgolette, di immagine che l'Italia ha nel mondo arabo, e oltre al fatto che poi in Iraq effettivamente i nostri militari, io sono un ex carabiniere, quindi ho anche molti amici che ci sono andati, sono di fatto lì non tanto come peacekeeping, ma per altre finalità molto, molto più pratiche. Venendo ai nostri giorni, ripeto, ritorniamo al tema e poi lascio la parola a Stefano. Detto bene? Grande. La resistenza. Si parla ora, ovviamente, Sharm el-Sheikh è terrorismo, Londra è terrorismo, 11 settembre è terrorismo, Madrid è terrorismo, non parliamo, non c'è nessuna forma di giustificazione, anche se gli americani sono il tuo paese in Iraq, né islamicamente, né da parte della cultura araba, tu non puoi andare a colpire il nemico, il cosiddetto nemico a casa sua, né tantomeno uccidere dei civili, neanche islamicamente. L'Islam, si parla di jihad, di guerra santa, il jihad non significa guerra santa, significa sforzo o lotta, ma anche
nell'estrema ipotesi di un'aggressione militare, l'unica forma di lotta che è islamicamente consentita è quella di difesa del proprio territorio nazionale, colpendo chi lo invade, non colpendo i figli, i parenti, i cugini o i connazionali di chi lo invade. Questo per chiarire come l'Islam legittimi o delegittimi un certo tipo di cose. Si parla di resistenza. In Iraq si parla propriamente o impropriamente di resistenza, più o meno, io non sono ancora stato lì, mi hanno proposto di andarci ma per lavoro, ma ovviamente finora ho declinato l'invito. Abbiamo una resistenza irachena che legittimamente si può definire tale, che nasce dalla resistenza che avrebbe dovuto offrire Saddam Hussein all'atto dell'attuale invasione delle truppe statunitensi. E il buon Saddam Hussein, tra molte più virgolette rispetto ad Andreotti ovviamente, che era un assoluto dittatore, un criminale eccetera, ma era molto intelligente, e sapendo dell'assoluta sproporzione tra l'aggressore e la sua disponibilità militare, aveva stabilito, ormai lo sappiamo, una linea di difesa abbastanza astuta, cioè quella di fare entrare nel territorio iracheno le truppe statunitensi e britanniche e poi aggredirle con cerchi concentri di resistenza, in qualche modo indebolirle eccetera. Saddam Hussein è stato tradito, lo sappiamo. Si è già circolata questa voce anche da testimonianza diretta, è stato tradito dai suoi compagni eccetera, è stato poi arrestato e la resistenza è venuta, c'è stata proprio la penetrazione velocissima delle truppe americane, però poi gli elementi forti della resistenza sono rimasti e stanno continuando a opporsi alle truppe irachene, ed è quella che è una legittima resistenza mirata alle truppe americane, e tra l'altro resistenza formata da quel che sembra, da elementi che appartenevano agli apparati statali iracheni, quindi i suoi servizi di sicurezza che erano nell'area piuttosto efficienti, le guardie repubblicane, tutta una serie di soggetti e di unità militarmente molto preparate. Poi abbiamo altre forme di violenza, evidentemente la resistenza reagisce violentemente. Fallujah è stata rasa al suolo dai bombardamenti americani, quindi non è una guerra, stiamo parlando di 140.000 morti fino adesso, dall'inizio della guerra e dalla sua presunta cosiddetta fine. Abbiamo il gruppo di Zarqawi e soci, che invece hanno scelto, e non sappiamo bene chi ci sia dietro, anche la sigla Al-Qaeda è molto, molto, sarebbe interessante, forse ancora non è facile capirlo, chi c'è dietro questo tipo di logica, ma la loro logica sostanziale è quella di creare un disordine indiscriminato, che poi si collega a tutta anche la sessione dei sequestri e tutta la stagione inaugurata e pare in parte comunque di intensità diminuita negli ultimi tempi. Il loro interesse è quello, sembrerebbe quello di creare una sorta di disordine generalizzato, in quanto in questo tipo di situazione hanno maggiore capacità operativa e di mimetismo. Sono molto mal viste dagli iracheni e dalla resistenza irachena, sono generalmente persone che provengono dall'esterno e le significativamente arabi ma non iracheni. All'interno dello Stato iracheno circolano, operano un numero non precisato di squadre, di servizi segreti, di paesi dell'area, oltre a quelli americani, israeliani, eccetera, i nostri non credo, se non in fase preventiva o informativa, ma non a livello di guastatori, fra virgolette, e quindi questo contribuisce a creare quella che è la confusione nella quale anche gli stessi iracheni molto spesso non riescono a interpretare quella che è la loro realtà. Di sicuro posso concludere, almeno questa prima parte, dicendo che questa forma di violenza, il terrorismo di Londra, di Sharm el-Sheikh, eccetera, giova. A chi giova? Come diceva il buon Andreotti, per capire come stanno le cose molto spesso bisogna vedere a chi un atto politico giova, a chi ha giovato il delitto, l'omicidio di Aldo Moro, non certo alle Brigate Rosse o a un movimento o ad altri, e la dietrologia insomma se ne può fare in vari livelli, non è il mio mestiere. A chi giova tutto questo? Sicuramente non giova al mondo islamico, non giova ai terroristi di Al-Qaeda, non giova alla resistenza irachena, giova evidentemente a chi sta promuovendo una lotta contro il terrore, contro il male, all'industria bellica che vi è dietro, a tutta una serie, all'industria dei media, a tutta una serie di soggetti che traggono vantaggio da questo tipo di situazione. Forse le cose non sono cambiate rispetto agli anni 60, 70, probabilmente sono peggiorate, all'epoca forse le menti anche dei padroni erano meno raffinate di quella attuale. Di sicuro quello che è il mio invito come musulmano, qui riprendo in qualche modo le veste di rappresentante di una comunità islamica seppur locale,
è quella di non lasciarci andare a facili isterismi. Noi abbiamo assistito pochi giorni fa, l'abbiamo documentato ed è anche su Arco Iris, che è l'emittente che ci sta filmando ora, una manifestazione della Lega Nord a 100, forse qualcuno avrà sentito, a fronte di un episodio che non è mai avvenuto, cioè si diceva che dei cittadini stranieri avessero l'indomani delle stragi di Londra inneggiato, festeggiato in un bar pubblico in questi fatti. Ovviamente la cosa non era mai accaduta, era facile verificarlo, però è partita la macchina, alcuni partiti di governo, Alleanza Nazionale, Forza, no, con a traino Forza Nuova ed altri, hanno iniziato a far volantini. È venuto l'onorevole Borghezio a 100, in quella sera c'è stata anche una sorta di spedizione punitiva squadrista alla stazione, che ha avuto qualche episodio, così qualche schiaffone, ma erano più i carabinieri e la polizia che non i manifestanti. Noi eravamo presenti, abbiamo assistito e documentato questa cosa. E, ripeto, non cadere in questo tipo di isterismo e non credere assolutamente nelle facili rappresentazioni. Non tutto ciò che accade è evidentemente terrorismo, ma è di natura, di matrice molto diversa, non è per sua natura islamica, ma la mia può essere una difesa di parte, ma vuol dire, l'invito a cercare di capire con maggior lucidità e serenità quello che accade, sperando che non accada mai nulla di simile in Italia, ma credo che se dovesse accadere probabilmente la reazione dei nostri connazionali sarebbe molto meno civile ed equilibrata che non di quella degli spagnoli o dei britannici, eccetera. Sarebbe probabile, soprattutto in certe zone, aree o regioni d'Italia, che si scateni una caccia allo straniero, si è già scatenata ora in maniera molto ridotta. Questo credo che sia il pericolo che noi tutti dobbiamo scongiurare. E un'ultima cosa, noi abbiamo, so che c'è in atto un'interpellanza parlamentare, credo da parte proprio di un senatore dei comunisti italiani, relativamente alle operazioni che sono state fatte di perquisizione nelle ultime settimane e che hanno avuto un effetto importante, quello di tranquillizzare l'opinione pubblica, ma anche quello di criminalizzare in qualche modo la realtà islamica organizzata, perché colpevolizzando, stringendo una sedia attorno alle moschee o ai centri culturali islamici, in cui generalmente non si producono bombe, non si vendono bombe, non si producono armi, non ci sono armi, da quel che sappiamo, evidentemente si viene a ghettizzare una serie di risorse sociali e umane che potrebbero essere, queste sì, molto utili nella lotta e nella prevenzione contro il terrorismo, ma che ghettizzando in qualche modo, privandoli di ogni dignità, eccetera, facendoli sentire dalla parte dei cattivi, fra virgolette, in qualche modo rischiamo di fare una politica poco producente anche per la sicurezza del nostro paese. Un ultimo, Massimo, ne parliamo dopo. Per il momento c'è della parola a Stefano. Stefano, secondo te a chi giovano queste bombe? Allora, questa è la domanda. Cioè, io sono molto contento di intervenire dopo l'amico della rappresentante islamica, in quanto io assolutamente laico e ateo, però condivido in grandissima parte, adesso vorrei approfondire alcuni altri aspetti, l'analisi che lui faceva. Si incomincia Andrea. Bene. Andrea, no, ma in questo caso, poi anche come responsabile del Movimento dei Diritti Civili, per cui mi occupo, è anche importante cominciare a dialogare in questi termini, poi cercherò anche di spiegarlo nel mio intervento. Io intanto chiedo scusa a tutti perché vorrei dire molte cose, sarò abbastanza schematico perché mi piacerebbe dare anche degli impulsi a un eventuale dibattito, perché sennò diventa una lezione, in genere a me le lezioni non piacciono molto, preferisco interloquire. Allora, siamo partiti dalla questione degli anni 70, no? Vorrei partire dal movimento anni 70 e movimento Genova. Cosa è cambiato? Io mi aggancio immediatamente a quello che diceva lui, è cambiato tutto, è assolutamente paragonabile a mio avviso la cosa, perché la caduta del muro e del sistema comunista nell'89 ha aperto la ridefinizione, io da comunista la definisco in termini di scontro imperialistico, poi si può chiamare in altro modo, no? Di ridefinizione e distribuzione del potere, di territori geopolitici, di influenza, per cui si è aperto il dopo Yalta, è iniziato il capitolo di come ridistribuire il potere, la gestione del nostro mondo. Questo è quello che è avvenuto. Il movimento del 77 si muoveva all'interno di una logica di tutt'altro tipo, di guerra fredda, di scontro di forte movimento di lavoratori, per cui di classe, in un sistema in cui le ideologie erano ancora forti e pregnanti. Noi assistiamo, dopo la caduta del muro, a un passaggio alla caduta assolutamente di ideologie, la prima di tutte la marxista, quella, diciamo così, teoricamente sconfitta dalla caduta del muro di Berlino, e
e poi questo il capitolo lo chiudo perché vorrei aprire un altro, riapriamo alla riproporsi di altre ideologie di fatte sconfitte dalla storia sotto forma di etica pubblica. Per cui si riparlava della proposizione dei fascisti. Noi oggi i fascisti ce li troviamo in termini di valori di identità, ma non ce li troviamo più in termini di ideologie etichettate in questo modo, però ce li ritroviamo, poi sarebbe bello analizzarlo nel nostro paese, al governo, e che si ripropongono come fautori di un'etica pubblica, per cui per chi ama la filosofia di Gentiliana memoria, che era comunque il termine del fascismo, per cui da qui la legge 40, il potere sul cittadino, il poterlo controllare, il dovergli dire come deve vivere, cosa può fare, cosa non può fare. Per cui questo meriterebbe, a mio avviso, un'analisi molto profonda e interessante anche rispetto ai rapporti sulla laicità e le religioni. Ma adesso vorrei aprire un altro capitolo, perché vorrei in maniera schematica dire, a mio parere, come si può resistere oggi o come si deve resistere oggi. Io credo che soprattutto si deve resistere attraverso una giusta informazione e una giusta consapevolezza di quello che sta avvenendo. Vabbè, ho uno spettatore attento che non è male. Attraverso una giusta comprensione degli avvenimenti. Io faccio un brevissimo excursus storico. Esiste un progetto negli Stati Uniti, un progetto che non è segreto o clandestino, è stato discusso e votato dal Parlamento americano, che nasce nel 92, poco prima delle elezioni di Clinton, quando finisce la guerra del Golfo, vi è una spaccatura all'interno dell'amministrazione americana, c'è chi vorrebbe rimanere in Iraq e occuparlo, c'è, come il presidente Bush, chi decide, ragionando ancora in logiche di guerra fredda, quelle le accuse che gli fanno i suoi oppositori interni, di venire via dall'Iraq e di lasciare, diciamo così, di arginare, no? Dopo spiegherò meglio questo concetto, di continuare la politica di argine, una politica derivata dalla guerra fredda. Il segretario alla difesa in quel contesto è Cheney, quello che adesso è il vicepresidente di Bush Jr. Il suo sottosegretario è Wolfowitz, un personaggio di cui si sente poco parlare, ma abbastanza inquietante e pericoloso. Wolfowitz presenta un progetto che lì, in quel caso lì, si può definire veramente fascista e paragonabile a quello di Hitler, che spiega come attraverso la potenza militare gli Stati Uniti dovrebbero continuare a occupare l'Iraq e non solo, continuare ad allargare il dominio, perché non bisogna più accadere che accada quello che è successo con l'Unione Sovietica, una situazione di stallo, per cui una potenza in grado di opporsi agli Stati Uniti, ma bisogna far sì che tutte le aree che potrebbero in un futuro prossimo, qui si parla di 10-20 anni, per cui identificate come Cina, India, Russia, Iran, che potrebbe essere un polo geopolitico che si aggrega e può minacciare gli Stati Uniti, l'Europa stessa, bisognerebbe bloccare assolutamente da subito, in vari modi, la possibilità che si crei una forza tale da poter riminacciare gli Stati Uniti. E teorizza, ma scritto e votato dal Parlamento, una guerra permanente di attacchi di interesse che base sulla geopolitica e la geoeconomia. In quel momento viene sconfitta, viene eletto Clinton, la cosa si mette per un attimo da parte, questi New Cons, i famosi New Cons, si fondano un centro di studi e preparano momenti migliori fino a che riescano ad avere l'ascesa di Bush figlio, che di fatto nel 2002 fa propria la loro politica, proprio copiando i documenti che loro hanno anche esplicitato in questi anni. Ed è una cosa... Io mi sono stupito quando ci è stato approvato che il mondo non avesse reagito niente, perché se uno legge quei documenti fa sorridere Hitler, perché tutto sommato Hitler si accontentava dell'Europa e del Nord Africa, questi parlano di conquistare il mondo. Fatto salvo questo, questo perché nasce sostanzialmente? Noi viviamo una struttura economica di grossa crisi, il capitalismo è assolutamente in grossa crisi, se uno guarda i dati soprattutto degli Stati Uniti, un paese assolutamente indebitato e che vive sopra le proprie condizioni economiche per il semplice motivo che il dollaro è la moneta di riserva mondiale, per cui gli permette un debito pubblico e alcune speculazioni che ad esempio l'Italia o l'Europa non si potrebbe mai permettere, se no avrebbe processi di inflazione.
e avrebbe ripercussioni economiche tragiche. Sostanzialmente gli Stati Uniti hanno bisogno di mantenere il loro tasso di vita, il loro tasso di potere di acquisto, loro hanno questa grande potenza militare che gli permette un dominio del mondo, non hanno più, soprattutto dalla nascita dell'euro, la potenza economica che gli permette questa prevalenza di potere sul mondo. Tant'è che chi segue l'economia sa benissimo, e la geopolitica, che l'Iraq è stato attaccato perché aveva incominciato a pagare il petrolio in euro e non più in dollari, avviando una possibilità concreta di minacciare il dollaro in quanto riserva mondiale, che è la vera problema degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti non solo per questo motivo hanno attaccato l'Iraq, hanno attaccato l'Iraq anche perché dovevano colpire gli interessi dell'Unione Europea, perché la vera minaccia per gli Stati Uniti è l'euro e l'Unione Europea, la Cina forse fra 50 anni, per cui l'intervento era questo, e per cui avevano bisogno, attraverso il controllo delle risorse energetiche, comunque di ricattare i paesi in via di sviluppo, vedi Cina e India, per cui potendo accerchiare anche militarmente l'India, l'India attraverso l'Afghanistan, avvicinarsi il più possibile alla Cina e mettere in crisi gli interessi dell'Unione Europea. Cosa che hanno fatto, e attraverso gli emissari di Bush, che possiamo contare in Blair, Berlusconi, ma anche la Polonia, i nuovi paesi che sono entrati, minacciare anche quello che per l'America sarebbe stato forse un colpo difficilmente arginabile, alla costituzione politica dell'Europa. Perché l'Europa è già abbastanza finanziariamente, economicamente potente, il rapporto euro-dollaro è forte, perché i termini economici, l'indebitamento europeo non è neanche paragonabile a quello americano. Poi, non voglio andare oltre dal punto di vista economico, se vi fosse stata anche una Costituzione europea, un'unione politica più forte, la minaccia sarebbe stata. Per cui con politiche intelligenti, furbe, come quelle che prima l'amico spiegava sull'Algeria, sono state fatte anche in Europa, si è incrinato, penso che la bocciatura della Costituzione europea per questo sia stato un colpo molto brutto, e mi dispiace che alcune persone di sinistra invece se ne rallegrino, perché non si rendano conto di quello che in realtà è successo, e per cui hanno iniziato, per cui hanno ottenuto con la guerra in Iraq quello che volevano, no? Gestione del petrolio, basi nell'area e colpire gli interessi europei. A chi giovano gli attentati, tu mi chiedevi? Io ho letto un articolo, ci sono dei siti che io vado a leggere spesso per tenermi un po' informato su quello che accade, che subito dopo gli attentati a Londra intitolavano, parafrasando la Tube londinese, Next Stop Teheran. Io non ho elementi, cerco di ragionare, io non ho prove, però se uno pensa agli attentati a Londra a chi servono e guarda quello che è successo in questi ultimi mesi, credo di essere facile profeta a vedere che fra pochi mesi il prossimo paese attaccato sarà l'Iran. Il meccanismo potrà essere, fra un po' cominceranno a uscire voci che dietro gli attentati a Londra c'erano gli iraniani, fra un po' potrebbero uscire, aprire meccanismi, no, di informazione su anche il nuovo presidente che è stato eletto, che per la verità elementi di turbamento li dà, però in termini geopolitici potrebbe essere anche un santo, interesserebbe assolutamente poco. Ho paura che il meccanismo sia questo, perché credere che gli attentati servano veramente alla resistenza, tra virgolette, musulmana è difficile pensare che qualcuno di buon senso apra una lotta per i diritti della comunità islamica, tutto in quei termini, è molto difficile. Se si guarda, e su questo Andreotti veramente è da seguire, fra l'altro lui nell'89 l'aveva detto, dopo la caduta del muro, mentre tutti festeggiavano, l'unico disse, mi sa che ce ne pentiremo, e credo che avesse visto lungo. Per cui io credo che gli elementi siano purtroppo questi. Rispetto a questi elementi, come resistere? Noi andiamo... Tutti gli economisti e gli storici più accreditati parlano di secolo buio, di 100 anni di guerra, perché l'economia capitalista a questo punto di crisi ha bisogno di investire, no? Si passa da welfare state al war state, cioè ha bisogno di un'economia di guerra, di investimenti. L'economia di guerra adesso non è solo industria pesante, è anche intelligence, è anche ricerca,
Per cui noi andremo verso una destabilizzazione di guerra, purtroppo credo molto lunga. Alcuni la chiamano la nuova guerra dei cent'anni. Spero che si sbaglino, ma se si vedono i dati dell'economia, purtroppo credo che per termini di autovalorizzazione del capitale questo purtroppo sarà il destino nostro e delle nostre generazioni. Cosa possiamo fare noi, come possiamo resistere? Chiaramente io parlo da comunista, per cui non nascondo le mie tendenze marxiste-leniniste nell'analizzare le cose. Cosa si può resistere? Noi purtroppo siamo in un'assoluta assenza in questi anni di un forte movimento dei lavoratori, di un forte movimento progressista. Un po' perché, come spiegava prima l'amico, la destrutturizzazione del lavoro, della fabbrica, del lavoro ha portato a una dispersione, per cui anche una difficoltà da parte di quello che è stato negli anni 70 il sindacato, i partiti, di riuscire a parlare, a costruire, a organizzare i lavoratori. Adesso questo è assai più difficile anche per motivi strutturali e territoriali. Non vi è ancora una chiara analisi definitiva sugli avvenimenti economici di rappresentanza di classe, che secondo me diventano fondamentali, perché io amo le cose interclassiste sulla pace e tutto, però gli interessi di classe io ci credo ancora, no? Gli interessi Berlusconi non sono i miei, è difficile riuscire a tutelare tutti e due, no? Allora manca ancora, e questo dovremmo riuscire a coprirlo a breve come analisi, sperando che le intelligenze di tutti lavorano a dare nuove analisi, struttura, a produrre un nuovo che fare, perché il che fare di Lenin nell'Ottocento è difficilmente riproducibile adesso. In attesa di questo c'è bisogno di ricostruire un forte movimento di lavoratori progressisti, c'è bisogno di una forte lucidità, c'è bisogno, a mio avviso, in maniera molto pragmatica, di tenere forte sulla costruzione dell'Europa unita, dell'Europa politica. C'è bisogno di non farci ridurre a un territorio di libero mercato. C'è bisogno di stringere i denti, io lo dico in termini anche sempre marxisti, in questo caso critico alcuni esponenti di sinistra, anche più a sinistra di me, di partiti con nomi simili, che non cadano nel dogmatismo e comprendano che forse in alcuni momenti storici c'è anche bisogno di alleanze con classi borghesi diverse per mantenere. Però qui si andrebbe in discorsi molto più alti. Non so se ho dato degli stimoli sufficienti, sono andato molto a ruota libera, vi chiedo scusa anche per il caos. Bene, dunque ringraziamolo. Io vorrei adesso tornare un attimo indietro a quella che era la premessa che... La premessa che ha fatto Romano Giuffrida, insomma un po' la sua, il percorso che lui ha tracciato dagli anni 70 a oggi, elencando tutta una serie di forme di resistenza vecchie e nuove, è venuta fuori anche, ha parlato anche delle occupazioni, e parlandone riferito ad oggi, cioè ha citato alcuni episodi senza dire precisamente quali, comunque che riguardano la vita politica di tutti i giorni di questa città, che hanno fatto molto discutere, sgomberi di disperati, li hai definiti in questo modo. Ecco, allora esiste un altro modo, un'altra forma di resistenza che ha a che vedere anche con quello che diceva Romano Giuffrida, che è la riappropriazione degli spazi, soprattutto degli spazi abbandonati, degli spazi dismessi, degli spazi inutilizzati, dei contenitori inutilizzati, soprattutto nelle periferie. Io chiamo quindi qui Maria Grazia di Cacubò, che è il cantiere culturale di Bologna, bolognese, di Bologna o bolognese? Bolognese. Che sette mesi fa, direi, la notte di Capodanno, dello scorso Capodanno, questo cantiere, insomma questo gruppo di persone, tra cui anche Maria Grazia, hanno occupato questa struttura dismessa proprio alla periferia di Bologna, con l'intenzione di riqualificarla, di farne appunto un cantiere culturale. Passo la parola a Maria Grazia, che ci racconta la loro esperienza. Niente, mi sembra... Possiamo anche non usarlo il microfono, tanto siamo in pochi forse. Ah, serve per la registrazione, ok. Niente, allora intanto buonasera a tutti. In due parole, il CACUBO è una sigla che sta per Cantiere Culturale Bolognese. Siamo nient'altro che un gruppo formato da associazioni informali e alcune formali che si sono riunite e hanno deciso di prendere
un po' con la forza, tra virgolette, uno spazio abbandonato e di tentare di riqualificarlo e rivitalizzarlo riempendolo di contenuti culturali. Questa è la base, la filosofia. Dimostrare in qualche modo che anche Bologna, come molte altre città d'Italia, ha una periferia che poi, adesso noi siamo in via Santa Caterina di Quarto 50, non so se voi conoscete l'area, è in fondo via San Donato e io credo che tra un paio d'anni non si possa neanche più parlare di periferia, perché è comunque un'area dove stanno costruendo, dove ci sono tutta una serie di attività intorno. E quindi niente, l'intento era appunto di prendere uno spazio abbandonato e dimostrare che ci sono dei gruppi che hanno bisogno di esprimere la loro creatività, le loro attività sociali, politiche, musicali, di vario genere, di varia natura, e si sono un po' stancati di pagare affitti piuttosto che avere dei luoghi in prestito e per una notte consumare all'interno di una nottata o di due nottate quello che invece si può fare meglio con la continuità e con la possibilità appunto di lavorare in maniera costante e coerente. Prova nel fatto che noi siamo là da sette mesi diciamo, e tutte le settimane noi ci incontriamo il mercoledì, ogni mercoledì c'è la fila di altre associazioni, anche grosse e importanti di Bologna, che si sono anche loro rese conto che potevano venire a chiedere a noi quello che normalmente si chiede al comune e che non hanno ottenuto, degli spazi. Chiaramente a noi lo chiedono per un periodo, per un evento, oppure come ha fatto il teatrino clandestino per preparare il loro spettacolo, il loro lavoro, quindi alcuni di queste, cioè ne va della loro professione. Ecco, in termini di resistenza la nostra filosofia è un po' differente. Paradossalmente, se domani mattina dovessero sgomberarci, la nostra filosofia è quella di andarcene e ripetere la stessa operazione da un'altra parte. Quindi non di attaccarci a quello spazio che sappiamo già che appartiene in grande parte a un privato e in minor parte al comune, ma semplicemente di utilizzarne un altro, visto che la città comunque è piena, e riproporre la stessa modalità. Infatti il comunicato, noi in maniera anche un po' anomala abbiamo annunciato quello che stavamo facendo con una conferenza stampa e comunque abbiamo scritto anche una lettera al sindaco, insomma c'è stata una forma di uscita pubblica dove dicevamo quello che stavamo per fare e quelle che erano le nostre intenzioni, perché e lo dice già il titolo di questo documento, che è Cronaca di una tazza annunciata. TAZ sta per zone autogestite temporaneamente, termine inglese abbastanza vecchio che noi abbiamo ripreso. E niente, il nostro obiettivo è semplicemente dimostrare quello che si può fare dentro questi spazi e dimostrare che ci sono delle energie in città che hanno bisogno di esprimersi, ma non è quello sicuramente di approparci di uno di questi e tenercelo stretto. Certo, noi adesso lì dentro abbiamo fatto tutta una serie di investimenti in termini di tempo, energia, soldi, però non ci siamo appropriati, non ci leghiamo con la forza, non andremo in piazza a manifestare, non è il nostro stile, non lo riteniamo producente.